Suonate le trombe, è ritornato il balivo. Ehi, hey, gente, questo è il primo su canale con una puntata su Manor Lords. Ragazzi, spero che un giorno il mio, diciamo, maniero abbia questo aspetto, anche se ora come ora abbiamo solo le mura di legna. Ma col tempo ci evolveremo. Quindi, ho due villaggi, questo ha problemi di legna. Non so come sia possibile, voglio dire, credevo di essere un maestro della gestione. Invece, mi sbagliavo di grosso. Molti di voi diranno, ma va. Comunque, devo sistemare questo problema di mancanza di legname, di combustibile. Di legname ne ho forse fin troppo. Ma sicuramente un po' di combustibile non mi farebbe male. In più devo raccogliere un po' di influenze per dar fastidio al mio amico barone, maledetto suino. Ma la domanda è, da cosa iniziare? Questo che cos'è? Ah, rifugio del boscaiolo, lo sto già costruendo apparentemente. Fatto che se la stavano prendendo comoda. Qui invece come siamo messi? Beh, 116 abitanti, 79% di approvazione, tasse alle stelle, mamma mia che bello il mondo. Guarda quanto grano hanno raccolto sti tizi. Che miseria. Siamo straricchi, ragazzi. Che è successo? Nascol... Vabbè, siamo pieni di verdure. Siamo strapieni di verdure. Forse dovremmo migliorare il nostro granaio. Ho abbastanza materiali? No, mi serve 5 di pietra. E questo potrebbe rappresentare un problema. Magari ne importiamo un po'. Quanto costerà importare un po' di legna di pietra secondo voi? Ma voglio dire, ma anche poco spero. Voglio dire, sono pietre, le trovo in giro. Solo che non c'ho 11, perché comunque devo migliorare il mio villaggio. Ecco qua, se togliessi di 10 tranquillamente potrei importare tutta la pietra del mondo. Maledizione. Come posso migliorare il mio villaggio? Mi servono due casette livello 2. Requisiti non soddisfatti, ricchezza regionale, cosa mi manca? Accesso all'acqua, basta un pozzo e siamo a posto. Come è fatto a dimenticarmi del pozzo? Adesso cosa bevono? Dalle pozzanghere per terra quando piove. Molto probabilmente. Che merda di balivo che sono, ragazzi. E ne vado pure fiero. Dov'è che lo posso mettere sto schifo? Qua ci sta, guarda, magnificamente apparentemente. Bellissimo qua. Bellissimo. Mi costa pure uno di legno un pozzo. Scusa, ma fai una buca nell'acqua. È un po' più complicato di così, effettivamente. Ancora, dispensa piena. Sto granaio è un problema. Mi manca la pietra, perché l'ho usata tutta per fare... Ho fatto una chiesa? Sì, ho fatto una chiesa. Ecco cosa è successo. Zero proprio di pietra, zero zero. Dov'è la riserva di pietra? Bella lontana. Magari costruiamo al volo un raccoglipietra qua. Sì, dai. Facciamo un raccoglipietra veloce. Giusto per, e poi lo demoliamo al massimo, mal che vada, no? Tanto ci servirà sicuramente. Dov'è? Dov'è il raccoglipietra? Dov'è sto raccoglipietra? Dove si nasconde il maledetto? Zio, che cos'è? Estrazione minerale, ecco. Non mi veniva, ok? Non mi veniva. Non mi veniva. Ti faccio così. Ti voglio far così, ok. Poi, mettiamo qua una strada tipo un po' più storta. Così. Non deve essere tutto troppo uniforme, sennò viene uno schifo. Guarda che stupendo, c'è la piazzetta centrale. Questi sono tutti coltivatori. Questi cosa fanno? Io lo so. Lo sanno solo loro. E una cosa, devo aumentare le tasse per i miei amici. Devo assolutamente aumentare le tasse dei miei amici. Ah, è vero che abbiamo anche questa regione, potremmo iniziare a colonizzare, ma... Non voglio avere troppe regioni deboli, no? Indipendenti e deboli. Voglio più che altro concentrare... passo dopo passo il potere per ogni regione. Se... E questo che aspettate a costruire? Mi manca uno di pietra? No, allora costruisci. Muoviti. Ragazzi, non state lavorando. Veloci. Dispensa ancora piena. Maledizione. Che odio. Oh, tasse. Ho visto 30 monete entrare. Con 30 monete forse riesco a pagare mezzo mercenario. Nessuna crescita demografica. Questo è un problema. Questo è un problema che, beh, possiamo risolvere semplicemente costruendo delle case. In più, non mi preoccupo del cibo, perché ormai, beh, sono abbastanza ben messo. Il fatto è che i panettieri non è che si stiano proprio spaccando la schiena, Forse è perché non ho assegnato nessuno, effettivamente. Pure io, se dormo... Allora, vendiamo la fattoria a 4 persone a lavorare. Questi qua lavorano al mercato. Invece di zappare la terra come tutti gli altri poveracci, questi hanno deciso... Ma sai cosa? Io sono speciale. Io vado a star fermo a una bancarella. Tu spaccati la schiena nei campi, va? Tanto io sono tranquillo. Vediamo. Qua ce ne sono ben 3 addirittura. Qua pure 3.
Allora, liberiamo un po' di spazio. Anche qua non è che si stiano proprio spaccando. Effettivamente, lasciamo le due. Iniziamo a farli lavorare nel forno comune. Abbiamo bisogno assolutamente di trasformare tutta la farina in pane se vogliamo avere una popolazione un po' più numerosa. Legna da ardere ne abbiamo. Ottimo, quindi iniziamo con altre case. Così al volo. Tac, tac. Non saprei se... forse le potrei dedicare anche queste alla coltivazione, effettivamente. Una bella domanda. Le dovrei dedicare alla coltivazione, secondo voi? Delle verdure, intendo. Secondo me sì, perché comunque sopravverrei più a lungo al mio bisogno di cibo. Ah, ma qui c'è il campo del boscaiolo, effettivamente, pure io se dormo. Non l'avevo visto. E facciamo allora un pochino più carino. Facciamo una cosa un pochino più carina, allora. Così. Mamma mia, che tragedia, sorella. Che miseria. Manco ti fosse morto tuo figlio per la fame e la pestilenza. Gesù. Quale dolore affligge il tuo cuore. Buona signora. Beh sì, effettivamente quello mi dà fastidio, perché vorrei veramente costruire lì. Allora facciamo così. Facciamo una strada. Facciamo tipo una strada un po' più strana. Così. E qualcosa uscirà fuori. E questo sarà un intero quartiere residenziale. Punto. Ho deciso così, basta. Basta, non se ne parla più. Non se ne parla più. No, forse è un po' brutto. Ok, così mi piace un po' di più. Così. Guarda che... no, aspetta. Che è successo? Così, guarda che splendore. Quella casa non servirà a niente, ma... guarda che splendore. Sì, dai, lo accetto come artigiano, l'altro. Che vi devo dire? No, non va bene. Non va bene, sta venendo uno schifo. Sta venendo uno schifo, aspetta, fammi riflettere. Forse così come avevo pianificato all'inizio sarebbe andato... dove l'hai messa? Così sarebbe venuta meglio, forse. Così. Come avevo pianificato fin dall'inizio. Sì, così sarà meglio, secondo me. Ok, guarda qua quanta legna abbiamo. Tutta da investire nella nostra... 448 tegole. Dimmi per favore che il mercato ha un'estrema necessità di tegole. Non ha un'estrema necessità di tegole. Sfortunatamente non ha un'estrema necessità di tegole. Ok, sfortunatamente abbiamo fatto la cafonata di far morire la nostra riserva di caccia, quindi abbiamo problemi con i vestiti, ma possiamo fare qualcosa per la prossima stagione. Questa, la trasformeremo in una coltura di lino. Ascolta qua la genialità. Questo è già campo. Vabbè, questo anche lino. 39%, ma va bene lo stesso. L'importante è coltivare del lino e faremo dei tessitori di lino. Guarda qua la genialità di questo tizio. Fidatevi di me. Così avranno tutti i vestiti che vogliono. Qua invece come sta andando? Avete costruito? Calma, mi raccomando. Calma, mi raccomando. Però dobbiamo assolutamente raccogliere legna da ardere. E queste pietre maledette. Dov'è il bovino, zio? Il bovino che deve trasportare un asse. Non chiedo a... ah, due assi, oddio. Allora mettiamo estremamente altissima. Estremamente altissimissima. Credo che adesso il nostro amico barone inizierà a mostrare un pochino di puzza sotto il naso. Inizierà a darmi fastidio. Infatti mi devo preparare assolutamente a qualsiasi... cosa? Oddio, tutta la verdura è andata male. Nel senso, non avevo posto dove tenerla, mi sa. E, ah no, 319, allora che mi... ah no, aspetta, sono ancora a World Brand. Amico mio, devi passare qua. Ok, qua stiamo bene. Qua stiamo benissimo. Guarda quanto grano. Il mulino ce l'ho, per caso? No, eh. Ah no, ce l'ho. Solo che... sì, allora lavora. Ti stai grattando i coglioni. Vedi lavorare, maledetto. Ok. Stiamo costruendo i vari bargage, così avremo un po' di immigrazione e soprattutto più gente da tassare. Guardate questo, il lato positivo. Invece qua il commercio come sta andando? Ancora niente legna. Commercio. L'esportazione di asse non è proprio... ah no, sta tornando il cavaliere coi soldi. Vediamo dov'è il cavaliere coi soldi. Dove sei? Vediamolo. No, se ne sta andando. Brutto maledetto. Vai con calma, mi raccomando, qua siamo solo in crisi di soldi. Qui invece?
Sì, tu con l'aratura proprio non ti stai proprio dando da fare. Guarda, è arrivata, ha zappato 2 minuti e va in pausa pranzo. Arriva, zappa 2 minuti, poi va in pausa pranzo. Ma che razza di... che razza di lavoratore ha assunto? Siamo lì. Fa un cazzo. Lavora, maledetto. Se no frustate fino a domani. Questo lo posso potenziare. Sì, sì, fattoria. Dovremmo farci tante fattorie. Vabbè che adesso è inverno, quindi non è che ci sarà molto da coltivare. Ma superati questi 3 mesi, ragazzi miei, credete a mia che camperemo bene. Camperemo bene come? Vabbè, abbiamo spazio per altra gente. Bassa crescita demografica, perché comunque il pollice è verde, ma non verde platano. È un verde, verde vomito, verde Shrek. E comunque dovrebbe valere di più del verde platano, a parere mio. Però, apparentemente, chiunque ha deciso, non gli piace tanto il verde chiaro. Povero Shrek. Non l'avrebbe presa proprio bene, questa rivendicazione. Adesso, qui, la crescita demografica, nessuna. Ultimamente anche qua devo far crescere un po' di gente, visto che sono stra ben messo. La domanda è, dove costruire? Qui mi piace. Qui mi piace e va benissimo. Fatto sta, ma tanto non serve tanto perché comunque avrò bisogno anche di artigiani. Questi saranno i miei artigianelli. Mi piace. Mi piace la casa, la fattoria degli artigianelli. È una bella idea. Qui una cosa così. E così. Così immigrerà un po' più di gente. Il problema qual è? Che questi boscaioli non è che proprio si stiano... non è che stiano sudando. Questo va migliorato. Abbiamo costruito sto cavolo di... Oh, allora, dov'è il costruttore? 3 bastardi devono andare fin là e non sembrano aver, voglia. Ma maledetti, toh, un'altra strada allora. Toh, così arrivate prima. Muovetevi. Va costruito qui. Qui invece c'era un segantino, una segheria, la posso spostare. Io questo stronzo è andato lì a tagliare la legna, ma me lo spieghi? C'è niente da fare sto tizio? Mettiamo qua. Qua. Ottimo. Sposta tutto, maledetto. Scorte di legno 27. Quelle scorte di legno finché non finiranno saranno un dito nel sedere. Sfortunatamente. Adesso, la priorità non è che ci sia. Lasciamoli fare con calma, ragazzi. Tanto non è che ci sia fretta. Abbiamo un lungo inverno da superare, quindi aspettiamo che si costruiscano le varie case, le varie migliorie. Fatto sta, dovremmo iniziare a importare un po' di armi. Qui stai facendo di armi un po' più avanzate, no? I gambersoni e gli elmetti. Poi, raggiunto il livello 3, teoricamente utilizzeranno anche le cotte di maglie, i ragazzi. Ora come ora sono principalmente arcieri, da quel che vedo. Ma potrebbero fare di più. È tosta perché comunque avrei dovuto scegliere la legge sul commercio. Posso ancora migliorare. Sicuramente, se faccio 3 case, là e là, potrei raggiungere città piccola. Ah, sono un villaggio grande, non sono neanche degno di essere chiamato città a questo punto. Calzolaio, lei merita di essere... Ah, posso migliorarlo. E mi sa che lo faccio. Volevo raggiungere un livello in più. E qua? Sì, miglioriamo queste. Miglioriamo questi bastardi, così si daranno un po' da fare. Fabbricante di frecce, carpentiere, calzolaio, fabbro. Lavora, maledetto. Muoviti. Tanto le case ne abbiamo, la gente non morirà di fame. Il commercio invece come sta andando? A gonfie vele, suppongo, vero? Cosa stiamo esportando? Dimmi che anche qua stiamo esportando la legna. Commercio. Non stiamo esportando una cippa, quindi i soldi non stanno proprio entrando, eh. Dobbiamo trovare qualcosa da esportare. Ferro, dite? Perché tanto col fabbro e la fucina potrebbero diventare una materia prima utile. Interesting. Molto interesting. Perché il laterizio ormai... Sfortunatamente sono un inculato. Ah no, guarda qua. Esporta tutto, fratello mio. Tutto. Dove sei? Oh, sta tornando coi soldi, spero. Vai, vai, maledetto. Torna con la grana. Versa nella cassa dello Stato. Cosa ha portato? Un cazzo. Depressione ha portato. Ha brutto maledetto. Ah ok, è arrivato. Adesso se ne sta andando. Se ne sta andando proprio adesso. E l'altro? Pure. Ok.
Andate a vendere tutte le tegole che abbiamo, ragazzi miei. Il commercio di laterizi deve essere più fruttuoso che mai. Qui invece dovrei raggiungere in qualche modo questo deposito di ferro, perché se facessi letteralmente una fucina e un fabbro e quel che volete, mamma mia, dalle esportazioni di armi da fuoco, vorrei dire, di spade, guadagnerei un bel po'. Pensiamoci, del tipo solo le spade e le cotte di maglia, guarda qua. 8 luna? Vuoi dirmi che una tegola vale quanto una cotta di maglia? Cioè, cuocere un po' di argilla vale tanto, visto bene, quanto una cotta di maglia? Ma tu sai quanto lavoro serve per fare una cotta di maglia? Va bene, non lo metto in dubbio, ci sarà tanta fatica dietro, ok? Andiamo qua, lo posso migliorare? Questo l'abbiamo costruito? Ok, scalpellino, vai a darti da fare, bello. Guarda qua quanto mi amano. Mi amano e come, ragazzi? Mi amano come se non ci fosse un domani. Qua, come sta andando? Limite di caccia? Scendi un po', va. Credo che abbiano riposato fin troppo questi animali. Credo che abbiano riposato fin... Ah, ok, stavo per dire, ma questo non lavora, scusami. Inizia a fare del pane, anche tu, visto che sei qua. Ah, sta già facendo del pane, ottimo. Forse avrei dovuto farlo un po' più vicino il forno comune al campo. Ma va bene ormai. Ormai quel che è fatto è fatto. E dovrei iniziare a fare una piccola stradella verso la foresta. Questa è una stradella. Facciamola fino in questa direzione, va? Poi qua costruiremo qualcosa, tipo... Punto 1, l'estrazione minerale di ferro. Dobbiamo iniziare a sfruttare per bene questo campo. Ok. Ottimo. Quindi siamo a posto e subito vicino costruiremo una bella fucina. Dov'è una fucina? Una fucina? Estrazione mineraria? No, dovrebbe essere fabbrica, industria. La domanda è, per la fucina mi basta la legna d'ardere, no? Sì, mi basta la legna d'ardere, da quel che ricordo. Non mi serve per forza avere il carbone. Va bene la legna d'ardere. Ok, e questo invece trasforma il legno in attrezzi. Gli attrezzi quanto valgono? Lì, il ferro in attrezzi. Ma gli attrezzi quanto valgono? Nella vendita. Ormai è tutta una questione di soldi. Dobbiamo iniziare a conquistare il terreno avversario, ragazzi. Dobbiamo capire come fare il prima possibile. Quello è il punto. No, non è qua. Armatura piastre 24. Cristo santo. Quella è la persona più bella di tutte. Lana. È vero, potrei darmi anche le pecore, visto che ci sono. La vendita di verdure vale 2. Tempo che arrivano lì, mi sa che sono già marcio. Va bene lo stesso. Va bene, l'importante è vendere alla fine, no? Sì, alla fine posso vendere un po' qualsiasi cosa. Il miele pure, sembra una cosa molto importante, ma alla fine vale solo 3 l'esportazione. L'importazione invece ti frega. Qui, come siamo messi? Dove sono gli attrezzi, ragazzi? Ah, eccoli qua. 6. Che schifo. Che schifo. Che schifo, schifo, schifo. Come sono messo con la pietra? Ancora niente. 1 di pietra. E a me serviva 5 di pietra, vero? 5. Vai, vai, bastardo scalpellino. Lavora un po' più in fretta. Dai, muoviti. Quanto ne abbiamo? Sta portando un po' di pietra. 2 di pietra abbiamo, ragazzi. Guardate il lato positivo. Piano piano il ragazzo si... No, sono in 2. Si stanno dando da fare. Guardate qua. Quanto abbiamo? 4. Adesso per raggiungere il 100% di approvazione, mi sa. Ok. Abbiamo raggiunto la nostra meta. Quindi adesso il granaio lo miglioriamo. Inizia a lavorare. Forse dovrei dare priorità altissima, così non resteranno troppo esposte le mie risorse. Sai, basta una pioggia. Ma non credo, perché comunque sono coperte. Il potenziamento non le butta in strada, praticamente, no? Per fortuna. Per fortuna, devo dire. Ancora nessuno che immigra? La tassazione non è proprio gradita, apparentemente. Tasse. Ma è la decima, su via, dai! È solo per conquistare terreni vicini, per farvi diventare un po' più felici. Madonna, mi vedo la birreria, vedo destra, a sinistra, vedo di tutto e di più e voi mi rompete pure le scatole. Che ingrati, maledetti. Il cibo, non lo so, non mi sta convincendo. Nonostante tutto, non stiamo campando abbastanza in fretta. I panettieri non sono proprio felici di lavorare, apparentemente. E questo, ci credo, questo è andato a fare il supermercato. Ma vai a lavorare, suino. È andato ad aprire la bancarella. Figli puttana. Vai a lavorare, muoviti. No, qui mi serve un lavoratore. Nuove compagnie di mercenari sono disponibili.
Questo è stupendo perché veramente ha un botto di carne. Questo è stupendo. Questo non è stupendo, è uguale al mio. Quindi mi sa che mi converrebbe conquistare questo, nonostante sia un terreno un pochino più piccolo. Guarda, guarda qua. 128 di bacche e 40... Questo non lo faccio bruciare, questo lo farò sopravvivere. Ok, qui magari coltiviamo per stavolta del lino. No, ci teniamo il malto. No, facciamo del lino, va. Facciamo del lino al volo. E qui il pane. Non sta neanche il pane andando qua, eh. Voglio proprio lavorare. Non voglio proprio lavorare, non voglio proprio faticare sti scansafatiche. Il fatto che mi stavo tenendo quella gente libera per... Per coso, come si chiama? Per aprire la fucina e il... E la miniera. Però l'idea sarebbe anche di costruire delle case qua e magari spostare la segheria qua. È successo. Si è trasferita una nuova famiglia, alla grande, lavoratori. Benvenuti in un campo di concentramento. La posso definire così il mio villaggio? Molto probabilmente sì. Il fatto che questa legna non la voglio sprecare così. Mi converrebbe di gran lunga. Vabbè, è così. Al volo. Fai così al volo e costruiamo queste case, così almeno avremo i lavoratori vicini. Non stanno costruendo abbastanza in fretta. Vabbè che ho un solo bovino alla fine. Lo spazio nella stalla quant'è? Dov'è la stalla? Buca del segantino. Dov'è la stalla già? Perché è che l'ho lasciata la stalla? Non la vedo. Ah, eccolo qua. Quindi adesso potrei... Ah no, non ho soldi. Non ho soldi, sfortunatamente. Quanta influenza ho? 1000. 1000 qualcosa. 1K, va bene. Molto chiaro. Qui l'importazione come sta andando? Vabbè, avanziamo in fretta che siamo solo a gennaio. Avanziamo in fretta, magari con la primavera si sblocca qualcosa. 430 tegole. Queste case ancora? Guarda, questo è il livello 3, tra poco saliremo di... Ah no, mi manca pure un bar gauge di livello 2. E che possiamo migliorare al livello 2? Così sei felice. Credo di averne 7, invece ne avevo solo... Passa. Poi abbiamo coltivato. Abbiamo pure seminato, abbiamo completato tutto. Questo invece non mi convince più di tanto. Abbiamo fatto qualcosa, abbiamo fatto un cazzo. Come immaginavo, quella lì zappava mezzo minuto, poi se ne andava in ferie. Zappava mezzo minuto, poi andava in pensione. Una brutta stronza. C'era voglia di lavorare quella. Ok, siamo molto vicini al deposito di ferro. Anche qua possiamo fare una bella strada per andare fino al deposito di ferro. Al volo. Aspetta, fai prima la miniera. Estrazione mineraria e poi gestiremo la strada come ci piacerà. Non devi sradicare niente, devi solo farmi una strada. Ottimo. Quindi adesso da qui fino a qui abbiamo la strada. Ottimo. Poi, fucina. Questa effettivamente la posso anche tenere un po' più vicina, magari qua. Qua vicino ai ragazzi. Domanda è dove? La fornace intendono? È un fucile, ma fornace. Vabbè, ci siamo capiti. Ottimo. Sì, avrei bisogno che questi vendessero quelle cavolo di assi, ma apparentemente non sta... certo, uno è lì a lavorare, lì uno è a fare il supermercato. Ma zio, vai a lavorare. Vai a lavorare. Ma io non lo so. Oh, finalmente qualcuno che ha voglia di lavorare. Un merce. Dov'è l'altro? Sta tornando con la grana, spero. Sta tornando con la grana, muoviti. Muoviti, marrano. Qui stiamo morendo dal bisogno che tu porti i soldi. Muoviti, se no prendo la frusta. Vai, vai, ti faccio vedere la strada, tu cammina. Madonna mia, ma ti sembra normale che io a piedi sia più veloce di te? Che razza di cavallo hai? A sto punto ti mando a piedi. Guarda, gli do pure il cavallo, questo qui con calma sta facendo. Maledetto. Non credi di essere. Qui la gente ha bisogno di sopravvivere. E se tu sai lì a grattarti gli zebedei, moriremo tutti di fame. Quanto è entrato? Un cazzo. Che sta succedendo con sto commercio, ragazzi? Che sta succedendo con sto commercio? Mi sa che è un pochino buggato da me. Non so cosa stia sbagliando, ma apparentemente la gente va e viene, ma non porta niente di interessante. Ed è ripartito. È ripartito a mani vuote. Bah. Anche qui vi dico di esportare. Non stanno vendendo niente, vanno ai supermercati. Ma che sta succedendo? Bestiame, attende, trasporta una persona. Ah, Cristo santo.
Facciamo così, va. Magari se c'è più gente che lavora ci sarà un po' più di vendita. Poi adesso vedrai che tipo mi entra 1 miliardo di monete insieme, perché il gioco ha deciso di farmi sto scherzietto. Sentiamone altre 2. Abbiamo bisogno di più commercianti. Vabbè che ci sarà un solo costruttore, però ci devo fare. Ho bisogno di quei soldi per sbloccare un animale da soma, sennò le costruzioni saranno troppo lente. Decisamente troppo lente. La parte terribile è che non posso neanche tassare la chiesa, perché questi difendono la chiesa. Cioè, voglio dire, è su via. Cosa ci fanno con tutto quel cibo? Perché alla fine cosa viene tassato? L'importo di cibo che viene inviato dentro la chiesetta. Maledetti. Quanti mercenari mi posso permettere? Cioè, del tipo, con questi soldi li... Cioè, quando li compro... Ora, come si fa? Quando li compro, questo vuol dire che li pago ogni mese. Confraternita della foresta, sono praticamente dei briganti. Arcieri pesanti dei mercenari. I figli dei ribelli, briganti. Ecco, distanza 4, però hanno più armatura. Però sono arcieri. Sono in grado di combattere ravvicinati? Oh, Dio mio. Cioè, diciamo che se scoppia una guerra, io sono fregato. Con questi falliti che ho. Vediamo. Crea altre unità? La domanda è... Alabardiere della milizia. Credo di potermelo permettere, sapete? Cosa serve per questo? Alabarda. Come immaginavo. Ma le alabarde, alla fine, le posso forgiare io per i fatti miei. Posso forgiare io per i fatti miei tranquillamente. In che modo? Così. Se magari eventualmente deciderete di, sapete, costruirmi sta cacchio di fucina. No, famiglia si è trasferita. Un'altra farina. No. Uno dei coloni ha raggiunto i suoi familiari. Ottimo. Ottimo. E sta arrivando pure la primavera, quindi qua è momento di cultivation. Fai questo. Vai. Fai questo. Ho fatto la gallina, maledizione. È stato un brutto errore. Un errore imperdonabile. Oh, guarda qua, è entrato tutto in un colpo. Che vi dicevo. Anche qua. No, qua no. È entrato tutto in un colpo. 400 monete così, dal nulla. Ok. Commercio. Ah, beh, ci stiamo guadagnando 8. A me va benissimo. 8 va benissimo. Il lino sta crescendo, quindi dovrò iniziare a costruire delle botteghe per trasformare il lino in... Quindi il tessitore, praticamente. Dovrebbe essere... Guarda qua, ci sta stupendamente, ci sta. Alla grande, un solo lavoratore effettivamente non so in quanto tempo possa costruire. Qua basta crescita demografica, perché abbiamo le case alla fine, e sono pure disabitate, quindi... Terribile. Maledizione. Io ti demolisco a te. Io ti demolisco a te. C'è qualcosa di più interessante. Dispensa piena. Ancora? Quali dispensa piena? Di che stai parlando? Io non vedo nessuna dispensa piena. 100% di approvazione. Sono o non sono il migliore? Vabbè, comunque non ho mezza casa al livello 2, quindi è solo normale, no? Ora che inizierò a migliorare saranno un pochino più esigenti. Fornitura delle bancarelle di cibo. Come non hai due tipi di cibo? Hai verdure e pane, cosa vuoi di più dalla vita? Vuole la carne. La carne, il piccoletto. Oppure le bacche. Non si guarda qua. Bacchettine, no, aspetta. Non abbiamo abbastanza gente. Nessuna crescita demografica. Se magari mi costruisci le case. Se hai voglia, Ho la fucina, qua. Che sta costruendo il tizio? Ma posso vedere che sta facendo sto tizio? Quanto grattarsi i coglioni. Oh, la segheria stava facendo il ragazzo. Qui i commercianti proprio. Non c'han voglia. Non c'han voglia i commercianti. Non riescono a trovare contatti. Qui ne basta uno. Il problema del legno non ce l'abbiamo più. Quindi metti uno qua. E... No, non so come svegliare questa gente. Questi commercianti da 4 soldi. Togli tutto. Togli tutto. E resettiamo di nuovo. Come 98? Che ti è successo? Che ti è successo? Ok, abbiamo una casa. Ah, perché semplicemente quando si trasferisce della nuova gente, ovviamente parte col 50% di felicità. Tutto qua. Ok, va bene, accettato. Accettato, andate a costruire le case. Ah, guarda i costruttori. Si vede che era il freddo che mi faceva. Non volevano lavorare per il freddo. Alquanto probabile. Forte crescita demografica. Mi piace. Mi piace leggerlo. E questi invece cosa ci guadagnano, scusami, se li faccio diventare ancora più forti? Niente, semplicemente io posso spavaldeggiarmi del fatto che sono figo.
Scusami, non avevo messo un altro a migliorare. Non ho 8 assi. Dice sul serio che non ho legna. Scusami, ma il segantino? Ho tipo 14 segantini operativi. Le scorte sono fradice. Quello è il punto. Se ci fosse qualcuno invece di stare al mercato ad andare a... rivendicazione di Eisenhow. Brutto stronzo. Qual è l'Eisenhow? Qual è Eisenhow? E questa? Brutto maledetto, ma certo che combattiamo. Certo che combattiamo. Adesso, cancelliere, lei ha capito male. Quella è roba mia. È stata avvistata un'unità nemica. Allora, questa la togliamo. La solda dei mercenari. Oddio, arrivo a Zueyau e arrivo a... Quei briganti. Firma il contratto. Assolutamente. Altri mercenari? Firma il contratto. Muoversi. Muoversi. Figli dei ribelli? Te lo do io, figlio dei ribelli. Venite tutti qua. Forza. Tutti qua. Tutti qua. Tutti qua. Veloci. Che la battaglia si svolgerà su quel te... Oh, Cristo santo. 36, 36. Siamo un pochino in svantaggio numerico, direi. Oserei dire. Mm-mm. E ci manca pure la fanteria. A cacchiarola. A cacchiarola. A cacchiarola. La confraternita, prossimo pagamento tra 30 giorni. Allora, tutti qua. Maledetti. Zio, qua. Ah no, devo assemblarli, tipo. Sì, chiama le armi. Chiama le armi, qua. Chiama le armi, chiama le armi. Veloci, qua. Poi, chiama le armi. Schierarsi, qua. Veloci, veloci, veloci. Dove sono tutte le mie truppe? Oh buon Dio, quanta strada devono fare. Oh buon Dio, quanta strada devono fare. Speriamo che non arrivino in fretta i nostri nemici. Oh cacchio, allora sono già qui. Oh, sarà tosta questa battaglia, eh. Non stanno neanche correndo i ragazzi. Stanno proprio facendo con calma, eh. Ah, santa pazienza. Sarà una battaglia molto difficile. Tutti qua. Tutti qua. Piano, 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 piano. Dobbiamo decidere. Allora, muoversi tutti qua, allora. Tutti qua, allora. No, no, qua, 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 qua. Non possiamo combattere adesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Dobbiamo mandare i briganti avanti. Ovviamente i mercenari me li screpano per primi. Dei nostri... Sai com'è? Della nostra forza lavoro. Ok. Tutti qua. No, fermi, fermi. No, bastardi maledetti. È stata avvistata un'unità nemica. Guarda, li stanno mandando letteralmente a 36 comitatus. Ma quanti soldi c'ha sto tizio? La battaglia è inizio per Eisenhow. Porca mannaggia. Porca mannaggia. Avrei dovuto soldarli molto prima questi ragazzi, eh. Avrei dovuto soldarli molto prima. Oh, ce l'hanno... Ah, vabbè, tanto di l'alternizio ne ho abbastanza, quindi... Non mi preoccupo. Allora, iniziamo ad eliminare i... Volevo uccidere i briganti e i comitatus. Dove sono andati? Sono spariti. Non lo so. Erano lì, sembravano convinti, ragazzi. Allora, iniziamo con eliminare... Arcieri leggeri. Ma perché non vedo le loro truppe? Sembrano invisibili, praticamente. Ok, tutti qua. E sono lentissimi. Ma ci avete voglia di lavorare, ragazzi? Cosa vi pago a fare? Cosa vi pago a fare, brutti bastardi? Vediamo qua. Oh, ok, eccoli qua i briganti. Eccoli qua i briganti. Anche voi, attaccatemi i briganti. Sembrano volersi difendere i briganti. Guarda, si nascondono dietro i comitatus. Vediamo questi qua. Riuscirete a farmi un attacco? Dai ragazzi, di quanto raggio avete bisogno per farvi una sfrecciata di gioia? Ok. Ragazzi, veloci. Ok, abbiamo fatto un po' di danno. Anche voi, attaccate questi. Oh cacchiarola. Fanteria leggera dei mercenari. Comitatus qua. Oh cacchiarola, sarà un vero problema. Non lo so come faremo a batterli tutti. Allora, voi muovetevi qua. Che miseria. Gli altri? Con calma, mi raccomando, eh. Qui in fondo stiamo solo perdendo la battaglia, non vi preoccupate. Nulla di importante. Allora, arcieri, tutti qua. Cerchiamo di incontrare il comitatus. Maledetti. Sti comitatus. Ok. Sì, ce l'hanno proprio con le mie... Ah, cacchiarola. Mi sono per incontrare di brutto. Voi li attaccate, sti bastardi. Oh, cacchio. Sarà un grosso problema, eh. Oh, cacchio, se sarà un grosso problema. Oh, cacchio, se sarà un grosso problema. Vabbè, il fatto è positivo che comunque stiamo attirando delle truppe lontano. Quindi va più che bene. Oh cacchiarola, i briganti, i briganti. I briganti sono un grosso problema. No, ma si stanno scontrando? Oh maledizione. Ragazzi, ho bisogno di voi, eh. Mi raccomando, non correte, eh. Non correte per i corridoi. Ah, Dio, sta andando di merda. Sta proprio andando di merda, eh. Attaccate questi, va. Eliminiamo almeno i briganti.
Così ce li togliamo da lì. Dagli scatarroni. Ritiratevi, bastardi. Ritiratevi e teneteli lontani. Questo va bene. Questo va più che bene. Oh, maledizione. Oh, maledizione. Ho perso tutti i comitatus. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. Via. Via, via. Dobbiamo ritirarci. Voi andate ad aiutare i miei miliziani. Riusciamo ad eliminare questi banditi? Ripeto, finché li teniamo lontani va benissimo. Finché li teniamo lontani i banditi va più che bene. Il fatto che vorrei aiutare i miei miliziani, ma con sti briganti che mi inseguono gli arcieri è un grosso problema. Dove sono gli altri? Ancora per strada, eh? Andate a correre, brutti stronzi! Correte! Sta succedendo il casino qua. Ok, forse vincerà la nostra milizia contro il Comitatus. E poi non ci dovremmo preoccupare. Ok. Attaccate qua. Qui che cosa sta succedendo? Quanto morale hanno? Beh, buono, buono il morale. Buono. Stanno tirando avanti, ragazzi. Secondo me con gli arcieri riusciamo a ripulirli. Facciamo un attacco di arcieria. Di arcieria onesta. Bravi, una scoccata. Fuori dalle palle. Ora fuori dalle palle di nuovo. Bravi, ragazzi. Qui come sta andando? No, non dirmi che sei cieco. Non dirmi che sei cieco, se no ti picchio. Attacca qualcosa e non rompere. Madonna mia, te le do in mezzo agli zebedei. Qui, dove sono i miei nemici? Fatemi un'altra scoccata di freccia, ragazzi. Veloce. Briganti, se non vi sbrigate, vi picchio. Vi investo con un carro armato. Ok, no, no, via, via, via. No, 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 ma che avanzare? Non siate stupidi. Non siete stupidi che stanno arrivando i rinforzi. Andate, ragazzi, a dare un po' d'aria. Muoversi a dare un po' d'aria. Anche voi, se mi fate il favore di fare un po' di frecce, va come sta andando. Beh, stanno sopravvivendo. Dobbiamo eliminare quei comitatus che sono veramente... Oh, si sono ritirati i loro comitatus. Alla grande. Stiamo resistendo. Che miseria, sto perdendo un botto di forza lavoro per colpa di sti bastardi. Oh, sono ritirati anche loro. Va bene, ragazzi. Sta andando bene. Sta andando bene. Adesso li rivendichiamo noi un territorio. Tranquilli, tranquilli. Forza, forza. No, 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 no. No, 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 no. Niente scontro. Niente scontro frontale adesso. Fate fare tutto agli arcieri. Fate fare tutto agli arcieri. Voi ballate come dei pollastrelli così per distrarli. No, cacchiarola. Si stanno scontrando. Via, 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 via. Andiamo dove c'è un po' più di vista, perché sicuramente nella foresta abbiamo problemi di vista per gli arcieri. Adesso, i loro arcieri li possiamo incontrare con la nostra milizia senza problemi. E con i nostri arcieri anche. Cercate di correre, ragazzi. Cercate di correre. Non abbiamo perso niente ancora? Ok, no. Dove sono i loro arcieri? Li ho visti qua. Correre, sti bastardi. Eccoli qua. Veloci, veloci, veloci. Tanto i loro arcieri sono leggeri, quindi non dovrebbero avere armi per difendersi. No, cacchio, mi stanno ignorando. Stanno andando a difendere loro di arcieri. Oh, maledizione. Stronzi, correte. Correte. Dove sono i loro arcieri? Secondo me riusciamo ad eliminarli tutti. Riusciamo ad eliminarli tutti questi loro arcieri con la nostra milizia. Non dovrebbe essere troppo problematico perché dovrebbero essere male equipaggiati i loro arcieri. Il fatto è che hanno poca energia i nostri arcieri, i nostri miliziani. Oh cacchio, stanno arrivando gli altri. Non ho vista. Non ho vista, te la do io che non ho vista. Lo dico io che non ho vista. Muoversi, muoversi. Ritirata. Ah, ne abbiamo perso un altro, ne abbiamo persi due. Mannaggia a te. Sta fanteria maledetta, vuole incontrarmi o no? Ah, cacchierò. Riesco proprio a farli ballare come voglio io, eh. Mi stanno bullizzando adesso. Mi stanno proprio bullizzando adesso. Vediamo se riusciamo ad eliminare con le frecce. Ok, stanno arrivando. Arcieri. Forza. Con le frecce. Mirate le loro palle. Lì arrivano altre unità. Dove? No, se arrivano altre unità abbiamo perso di brutto. Abbiamo perso di brutto se arrivano altre unità. Andiamo. Ritirata. Lasciate che le frecce facciano tutto. Facciamoli ballare. Lasciate che le frecce facciano tutto. No, tornate. Ma suini maledetti. Stanno ritirando. Non stanno neanche crepando, quello è il punto. I miei arcieri invece? Non so cosa stiano attaccando. I loro di arcieri. Va bene così. Va bene così. Iniziamo a stringerli. Sta milizia... troppa poca energia. Sta milizia ha troppa poca energia. Ok. Le frecce dove stanno andando? Ok, con i loro arcieri. Anche loro hanno poca energia.
Vediamo qua. Muoversi. Iniziamo a stringerli da ogni lato. Loro vogliono incontrare la mia milizia e i miei arcieri, quindi iniziamo a stringerli e poi gli daremo un bel biscottone. Un bel biscottone di frecce. Vediamo se i miei archi riescono ad eliminarli da questa distanza. È solo che ho troppa poca fanteria. Questo è un grosso problema. Questo è un grossissimo problema. Non li vedo attraverso gli alberi. Ok, mirate a questi allora che stanno arrivando come dei polli. Mirate a questi che stanno arrivando come dei polli. La gente continua a vivere la sua vita nel frattempo. Continua ad arrivare nel mezzo della guerra. Beh, un bel momento per farsi vivi, no? Arcieri, su via. Io non li vedo crepare questi. Sono fanterie leggere, ma non li vedo crepare. Allora, miriamo con queste frecce. Andate qua, va. Ritiratevi, ritiratevi, brutti deficienti. Se si schiantano contro di noi, siamo fregati. Anche loro c'hanno gli arcieri che stanno rompendo le scatole. Interessante. Hanno mirato a noi. Correte, ragazzi. Correte, ragazzi. Gli arcieri, se avete voglia. No, 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 no. Correte, correte. Ah, oh, maledizione. Si schiantano, perché non hanno energia. Ah, è stato un brutto schianto questo. Un bruttissimo schianto. Oh, mannaggia. Oh, mannaggia, sei tosta. Ragazzi, dovete correre. Dovete solo correre. Loro sono stracarichi. Voi non avete mezza armatura. Dovreste essere molto veloci. Maratoneti. E no, gli arcieri proprio. Briganti, è ora di arrivare da dietro. Prendiamo almeno una delle forze. Schiantiamoci contro una delle forze e tratteniamoli, mentre gli arcieri faranno il loro lavoro. Questi stanno grattando le palle. Voi nel frattempo correte via. Avanzate e teneteli lontani. A me va benissimo che una forza di arcieri tenga lontana un'intera fanteria. Mi va più che bene. Allora, qui sta succedendo un casino. Voi ci vedete? Ci vedo, non ci vedo. Dai, ragazzi. Ok, li stiamo schiacciando a biscottone, proprio come volevo. Questi che stanno facendo? Stanno tifando. Correte, correte. Correte, correte. Abbiamo perso tutta la nostra milizia, maledizione. Tutta la nostra milizia è andata. Oh, bastardi, non vi ritirate, non osate. Se perdiamo questa è persa la battaglia, ve lo dico, Ok, le frecce stanno facendo un po' di lavoro. Sì, effettivamente la milizia regge, più di quanto mi aspettassi. Più di quanto mi aspettassi. Non ditemi che non ci vedete. Non ditemi che non ci vedete, che sennò veramente è un guaio. Ah, cacchio, sta facendo di nuovo la carica. Correte di qua, correte. Non guardate neanche. Oh, maledizione. Stanno per raggiungere. Sembra un inseguimento a passo d'uomo proprio. Ritiratevi di qua. Arcieri. Pulizia. Pulizia. Pulizia veloce. Ok. Carica. Non osate dirmi che non avete mire, sennò qua è un guaio. Non l'hanno vista, ma allora siete dei dita. Siete proprio delle dita in culo, siete. Qui che sta succedendo? Ancora la camminata veloce. Andate là. Vi ripeto, finché tengono lontani i nemici a me va benissimo. Ah, cacchio, questi stanno proprio mollando. Loro. Ah, il morale a terra. Soldati in fuga, briganti. Porca mannaggia. Porca mannaggia. Ma anche loro hanno poca vita, però comunque stanno rompendo le scatole a bestie. Non ho più fanteria, quindi sarà un problema. L'unica cosa che posso fare è letteralmente far ballare i miei arcieri. Far ballare i miei arcieri. Mentre mi inseguono gli arcieri, li bullizzo con le frecce. Ok, si sono ritirati apparentemente. Sì, è l'unica strategia che ho. Che miseria. Mi sarei dovuto preparare fin da prima con questo. Andatevene a cagare voi, inutile. Andatevene a dormire, va. Suini maledetti. Non sono per niente orgoglioso di voi e del vostro operato. Dovreste solo vergognarvi. Ok, iniziamo a chiuderli. Gli arcieri pesanti credo che siano abbastanza forti. Stanchezza meno 78%. Esperienza, perdite recenti. Ok, perso tuo cugino. Che mi devi piagnucolare. Dai, ragazzi. Pioggia di freccia, questi stronzi, ed è finito. Siamo in 100 a... Praticamente avete presente quando Sparta... quando gli spartani vengono bombardati dalle frecce delle truppe di Cerse. È più o meno quello che sta succedendo. Siamo in battaglia da 24 giorni ormai.
siamo in battaglia da 24 giorni. Ragazzi, magari avvicinatevi. Ah, hanno recuperato energia, guarda, stando fermi hanno recuperato energia, ragazzi. Forza. Frecce, frecce, frecce. Ma non hanno energia neanche, quindi frecce, frecce. Veloci. Chi è che ha tanta energia tra di voi? Nessuno, sono tutti stanchi. Maledetti. Quanto stanno reggendo? Hanno poco morale, eh. Guarda, il morale sta proprio vacillando. Non riesco neanche a correre. Dato che stanno pian piano avvicinando. Allora, voi... Ma proprio gli arcieri pesanti? Devono essere quelli... quelli bullizzati? Con chi se la vogliono prendere? E quella è la domanda. Con chi se la vogliono prendere, ragazzi? Ok, allora voi mirate, se la stanno prendendo con qualcun altro. Voi andate qua. Andate qua. Dove se la stiamo prendendo con quelli centrali? No, no, andate qua. Andate qua, voi correte. Forza, maledizione. Dai, andate via. Non combattete, tontoloni. Siete altro. Ma che è mantenere la posizione? Correre e basta, correre e basta. Mamma mia, se tosta sta battaglia. Avrei dovuto assumere i mercenari molto prima. È stato quello che mi ha fregato. Se fossero stati schierati sarebbe stata una battaglia molto più facile. Oh, ancora i loro arcieri. Non sanno che stanno facendo manco loro. Ok, ora se la prendo con gli altri. No, no, ora attaccato. Ce l'hanno con gli altri? Tranquilli, nessun problema. Ma quanto morale ci hanno? Che miseria, i miei? I miei qua. A grattarsi le palle. Bravi ragazzi. Ragazzi, siete puntellati di freccia a destra e a sinistra. Guarda, però il morale sta vacillando, ma comunque lo recuperano. Una cosa incredibile. Quanta vita c'hanno queste truppe, raga? Vuoi dire che senza fanteria... non crepano? Non credo, eh. Posso assemblare un altro esercito al volo di... schierarsi? Sì, dai. Schierarsi, bastardi. Muoversi. Vediamo qua che succede. Ah, il loro morale è alto. Cioè, con le frecce li stiamo letteralmente curando. Che ci avete messo? La camomilla su quelle frecce? Mi state rendendo felici? Il fatto è che non muoiono, è quello che mi stupisce, che non stanno crepando. Ah. No, aspetta, non... Ah, odio questo menu. Veramente è una stupidaggine sto menu. Ragazzi, fuoco volontà. Che è successo? Posso rendere l'affare interessante? Se non c'è altre rivendicazioni entro... No, vaffanculo. Tutto mio, tutto mio. Oh, finalmente stanno morendo. È stato fuoco a volontà a fare tutta sta roba? Poi magari mirate a questi, dai. Ma sicuramente... Oh, finalmente stanno iniziando a crepare. Correte! Allora siete proprio dei polli, eh. Siete proprio dei polli, eh. Ok, ora ce l'hanno con gli altri. Ottimo. Fuoco a volontà. Fuoco a volontà, ragazzi miei. Voi avete riposato un po'? Non hanno riposato manco per il cazzo. Ok, iniziamo ad allontanarci piano piano. Voi mirate a questi. Fuoco a volontà pure voi. Ma che consenti fuoco amico? Cazzo fuoco amico, te lo do io il fuoco amico. Voi avvicinatevi. Madonna mia, che casino. Ragazzi, ragazzi, cortesemente. Ma allora siete proprio dei tontoloni, siete, eh? Voi proprio volete morire, eh? Ma correte, per l'amor di Dio. Oh, buon Dio. Questi? Stanno correndo? Non stanno neanche correndo. Stanno con calma. Dai che è quasi finita. Dai che è quasi finita. Chiusi dagli arcieri su 14 fronti. Chiusi dagli arcieri su 14 fronti. Non sanno manco loro più cosa vogliono fare. Ottimo. Iniziamo ad avvicinarci. Ok, il morale è a terra. Prendiamoceli con questi. Iniziamo ad inseguirli. Cosa devono fare sti deficienti? Poi veramente non hanno armature ma stanno reggendo come pochi. Poco volontà. Dove sono questi? Dove sono questi? Ok, eccoli qua. Ma vediamo cosa sapranno fare se miliziani. Maledizione. Stiamo rompendo le scatole. Guarda quante frecce si stanno beccando. Ma reggono, eh.
No, aspetta, aspetta. No, 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 no. Allora, è proprio quello che non volevo che mi attaccassi. Devi attaccarmi i mercenari, cazzo. Devi attaccarmi i mercenari, non i contadini. Diciamo proprio quel. Che vuole questo? Non ho sentito, che vuole questo? Non ho sentito. Stava dicendo qualcosa, vi spenta Another Winter, qualcosa. So solo lui che sta dicendo. Ok, bravi, bravi, quei mercenari ve la dovete prendere. Allora, ragazzi miei, ma quanto morale avete? E vi faccio scontrare al... Guarda questi che stanno arrivando. Dai, dai, che è finita. Adesso arriva la milizia e siete finiti, ragazzi. Adesso arriva la milizia e siete finiti. Iniziate a pregare, ragazzi miei. Guarda qua, sei miliziani mi fanno il culo. Guarda come scappano. Venite qua, bastardi. Abbiamo perso il morale dei nostri miliziani. I nostri miliziani hanno perso il morale. Fanculo, maledetti. No, 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 siete finiti, ragazzi miei. Ottimo, abbiamo vinto. Sono o non sono il miglior generale del mondo. Adesso come faccio a rompere i ranghi, scusami. Io non li voglio più questi. Li voglio bene, ma mi hai rotto il cazzo. No, sono bravi, mi servono solo più altri briganti. Non è che posso assumere altra gente? Come è partita subito la musica? Sono morti in 300.000, ma è partita la musica bella. Va bene. 42 uomini da seppellire. Sono miei? Beh, se non sono miei possono rimanere lì a prendere il vento, per quel che mi riguarda, sai? Che cazzo me ne frega? Maledetti. E non ho guadagnato influenza per aver battuto quello destreggiante bastardo? Rompere i ranghi. Rompere i ranghi. Rompere i ranghi. Dove sono tutti gli altri? A posto? I comitatus sono morti veramente in fretta. Reclute mancanti. Personalizza comitatus. Quanto mi costa? 50. Ah, maledizione. E come faceva ad averne 36 di comitatus, tra l'altro, eh? Questa è la domanda più intelligente da fare. Ne aveva un botto di comitatus. Ne avevo 2. Ne ho 5, ne ho 30. Ok, abbiamo vinto anche la battaglia. Non so se la fossa dei cadaveri. Assicurati di aver incaricato una famiglia per svolgere questo compito. Qual è la fossa comune? C'era tipo qua la fossa comune per i sacchi di merda. Eccola qua. Fossa comune? La fossa comune la facciamo qua, lontano. Quel che mi riguarda. Me ne sbatto altamente. Toh, fossa comune. Toh. Ah, devo pure mettere un incaricato. Che cacchio. Che cacchio però, Mi serve qualcosa per costruire la fossa comune? Non lo so. Ottimo, non abbiamo distrutto niente, abbiamo vinto alla stragrande. Fatto sta che i soldini iniziano a mancare. Questo perché il commercio non è così fiorente come vorrei. Ma stiamo progredendo, quello che conta. Adesso, se solo avessi 2000 di influenza mentre è debole, reclamerei quasi subito il suo terreno, ma... Fortunatamente non ne ho. Adesso guardate anche il lato positivo. Abbiamo liberato un po' di spazio. Quindi avremo dei nuovi cittadini, in men che non si dica. Ma la morale della storia è: se vuoi attaccare me, te lo prendi nel culo. Una cosa che non so è: le armi. Ho archi a volontà e sono d'accordo, ma le armi, tipo le lance per la milizia morta. Infatti, mi mancano le lance e gli scudi grandi. Ecco qual è il punto. Quindi dovrei mettere qualcuno incaricato a costruire questi? Mi sa di sì. L'alabardiere della milizia, l'arciere della milizia, lanciere della milizia. Quindi questo lanciere della milizia. Fante della milizia. Fante della milizia che cosa vuole? Un'ascia. Armi da fianco. E uno scudo piccolo. No. Ma in realtà sai, forse sì. Il fatto è che dovrei costruire gli scudi e io non ho un scudaiolo, non ho. Nessun'altra compagnia di mercenari disponibile. Maledizione. Speriamo allora che non ci attacchino adesso. Se no siamo un po' nei guai. Ci attaccano adesso. Dobbiamo finire assolutamente questo coso. Dobbiamo assolutamente iniziare a far lavorare qua e qua. Poi... Qui cosa succede? Cornace, anche qua mi serve che lavori qualcuno. E dobbiamo iniziare a costruire delle armi da fianco. Dovrei avere il fabbro qua. E gli dico cosa fare. No,
generale. Ecco qua, scelgo io che cosa fare. Armi da fianco alla grande, oppure posso fare delle, delle alabarde. Sono delle armi da fianco. La produzione servono due lastre di ferro. Ok, quelle che verranno prodotte qua nella fornace. Quindi avremo le armi da fianco. Poi ci serve qualcuno che faccia degli scudi. Quindi tu sarai... Cazzo, pronto per sparare. Tu sarai l'incaricato di scudi. E per gli scudi, se non sbaglio, mi serviva tipo questo. Carpentiere. Me ne servono un po' di più in realtà. Migliora questo. E fammi... Anche questo non è migliorato? Perché non posso fare... Ah, perché non ho assi. Ma veramente il segantino, che cacchio sta facendo? Ne ho tipo 12 di segantini. Questi ne ho troppi. Ne ho troppi qua. Dov'era il segantino? Era qui da qualche parte. Adesso non mi viene più in mente. Perché è in pausa il gioco? Vai avanti. Maltificio. Stalla piccola. Ragazzi, via. Tessitore. Ma il tessitore non può lavorare perché non ha niente. Dove cacchio era? Quel segantino maledetto. Ah, ma io ne ho già una, c'ho già una fornace. E vabbè, ormai. Ormai, meglio così, dai. Mettiamolo qua, ma il segantino? Non sta proprio lavorando. Che sta succedendo, ragazzo mio? Ne devo fare un altro, dite? Ma ne avevo un altro qui da qualche parte. Ne sono sicuro. Eccolo qua. Non si sta affatto spaccando di... Non si sta affatto spaccando la schiena. Come mai? È il magazzino grande... È quello il punto, perché nel magazzino grande non c'è abbastanza gente da darsi da fare. Ok. Fossa comune, sì, serve la costruzione, quindi... Dov'è che sta lavorando un po' troppa gente? Qua, forno comune? Oh, buon Dio, basta andare al supermercato. No, devi fare il pane. Fare il pane. Devi andare al supermercato, pezzo di merda. Ok, forse ho troppi commercianti. Commercio? Basta con le tegole. Sto per il commercio. Qui invece, con le ricchezze. 4 monete buggate da non so quanti anni ormai. Non so più cosa inventarmi per sta roba. Oppure, credo di avere pure la rotta commerciale in luogo. Dov'è il tizio? Fammelo vedere. Dov'è? Vedi, non c'è neanche il bastardo. Cosa cacchio, sto sbagliando con sto commerciante. Niente, secondo me. È il gioco che fa lo stronzo. Devo smontarlo e ricostruirlo da capo. E quello è il punto. Perché comunque la legna qua c'è. Questa corrispondenza. Dov'è sta corrispondenza? È che non la vedo. Rispondi. Dov'è? Dov'è la corrispondenza di sto idiota? Non la vedo. Gli ho detto che non lo voglio affare. Area di lavoro vuota. Che vuol dire? Non stanno trovando niente da raccontare. Non sta trovando niente da raccogliere. Va bene. Se lo dici tu, bro. Se lo dici tu, bro. Questi? Sono ancora... voglio dire, guarda qua quante armature da raccogliere. Uno scudo. Vuoi dirmi che quelli li vuoi buttare? Lasciali lì. Raccoglili. Così non dobbiamo neanche farli. Ok. Questi tre lavoratori si stanno andando da fare. Oppure aspettano anche loro che... inizia a piovere. Posto di scambio. Ho mezza idea di che cosa tirare avanti. Tanto ragazzi che l'immigrazione è diventata... ha raggiunto livelli storici. Abbiamo preso tutta quella gente e infatti si è liberato un botto di spazio e stanno arrivando tutti qua. Uno dei coloni ha raggiunto i suoi familiari. Un botto di gente sta arrivando. Adesso qua come sta andando? Abbiamo costruito questo? Neanche da lontano. Neanche da lontano. Che non ho capito dove cavolo sia il mio bue. Ok, una nuova famiglia si è trasferita. Ho 7 lavoratori a fare niente. Nuovo livello delle... Wallbrand. Ok. Wallbrand ha raggiunto un nuovo livello. Qui mettiamo un po' più di gente allora. Dov'è che non sta lavorando nessuno? Conceria stanno bene. Forno comune. Sì, siamo a posto. Qui invece. Segantino, un po' più di gente. Commercio, non so che cosa inventarmi. Letteralmente. Vediamo se sto mercante porta qualcosa, perché sennò veramente c'è da ridere qui. C'è da ridere qui. C'è da ridere. Questo non lo vogliamo costruire. Solo che veramente, secondo me non sta costruendo perché non so dove sia il bovino. Non ce l'abbiamo. Da qualche parte è addormentato il bovino.
Sai cosa? Mettiamo un dipendente alla stalla a sto punto. L'unica idea che ho è mettere un dipendente alla stalla. Dico questo, perché non sta lavorando ma sta andando al supermercato? Ma io non ti voglio al supermercato a vendere verdure. Io ti voglio a tagliare legna. Punto. Va al supermercato a vendere legna. Questo va bene, ci sta, lo capisco. Perché me lo distribuisce la legna. Ma quello veramente non ha alcun senso. Mi serve sto cacchio di... Dov'è? Dov'è che l'ho lasciato il mio... bue? Stanga? No, e questa è vuota. Poi l'altra stalla. Eccola qua. Stalla piccola. Mettiamo qualcuno alle dipendenze a sto punto e miglioriamo la logistica. Ah. Non ci sono abbastanza entrate. Non ci sono abbastanza entrate e siamo nei guai. Qui abbiamo migliorato qualcosina, quindi che cosa possiamo fare adesso? Beh, sicuramente stabilire una rotta commerciale sempre a un costo di 25. Nuovo miglioramento, bottega dell'armaiolo. Possono fare la creazione di cotte di maglia e armature a piastre. Questo è tanta roba. Però forse è meglio dall'altra parte, dove effettivamente ho tanto ferro. Qui non avendo tanto ferro, non è che io sia ben messo. Panifici. Con il doppio dell'efficienza del forno comune, converti i residenti in artigiani e impedisce che vengano assegnati ad altri lavori. Concimazione. Frutteto. Sai cosa? A sto punto facciamo il frutteto. Basta. Proviamo a fare il frutteto. Vediamo come ci sta un frutteto, giusto per sprecare un punto. Ma ci serve una casa. Una casa libera, che non abbiamo, alla quale non abbiamo detto niente. Anche il frutteto suppongo che sia influenzato dallo spazio disponibile. 50? Cristo santo. Cristo santo, 50 monete. Sei pazzo. Ok, qui stanno raccogliendo un botto. Qui stanno lavorando un botto. Richiede un rifornimento di combustibile. Guarda, questo che cos'è? No? Troppo lontano? Troppo lontano. Tu invece? Ok, questo sta facendo del ferro. Quante scarpe abbiamo? 87 scarpe. Posso vendere quelle a sto punto. Effettivamente. Ora che ci penso, sai cosa? Commercio un po' di scarpe. Commercio di scarpe. Dove sono? Dove sono le scarpe? Tanto, alla fine ne ho fin troppe, no? Scarpe. 200 per fare una rotta commerciale ed è necessaria una rotta commerciale. Cacchio, avrei dovuto fare la roba dei 25. Che miseria. Questo è un botto. Nuove compagnie di mercenari, alla grande. Così, se vogliamo reclamare un terreno, avremo abbastanza soldati con cui combattere. Però veramente, ragazzi, non so ancora come sbloccare questa cosa del... Forse devo mettere altre risorse all'esportazione, non ne ho la più pallida idea di che cosa dovrei fare per migliorare questa condizione. Esportiamo un po' di verdure a sto punto. Esporta, fai 288, perché tanto ne ho troppe, almeno facciamo qualcosa, no? Punto, perché non stanno facendo niente, veramente è una cosa tristissima. Il grano, qui stiamo facendo il lino, ottimo. Qui cibo ne abbiamo, tanto abbiamo anche il pane come riserva. Il cacciatore sta facendo il suo lavoro, abbiamo un botto di popolazione. Adesso dobbiamo solo cercare di costruire con le assi di legno, che spero inizino ad aumentare. Dobbiamo costruire dei scudi e delle lance, ma in realtà preferisco le armi da fianco. Ok, stanno facendo degli scudi, vedo. Ho uno scudo piccolo. E che sta facendo? Dov'è il mio carpentiere? L'avevo messo qua il carpentiere, eccolo qua. Cosa stai facendo tu? Scudo piccolo. Quindi lo scudo piccolo c'è, e questo sta facendo, il fabbro invece, sta facendo l'arma da fianco. Era grande, quindi stiamo iniziando ad armarci per bene. Quindi se avremo un esercito, guarda qua, ne abbiamo 7 già. Stupendamente bello, perché i carpentieri lavorano un pochino a una velocità aumentata. Nel frattempo facciamo anche qua un altro fabbro, magari al volo. C'è un altro fabbro al volo e presto capirete perché. Perché questo magari lo dedicheremo alle armi da fianco, mentre l'altro lo dedicheremo alle lance. Geniale, così avremo anche le lance. L'altro carpentiere, che credo di averne due. No? Allora tu diventerai... Non ho legno.
spiegatevi. Dov'è? Dov'è? Dov'è questo tizio? Ah, sta lavorando. Strano. Strano perché non vedo progresso. Perché abbiamo assolutamente bisogno di legna. E se questi qua non lavorano... Aspetta, chi è l'arcaiolo? Perché l'arcaiolo sicuramente... Fabbricante di frecce... Lo dovrò mettere in pausa perché... Guarda. Credo di averne fin troppi di archi. 236. Possiamo... Effettivamente possiamo esportare un po' di archi, sai? Stop al commercio. Ah, però mi serve la rotta commerciale per... Per gli archi. Maledizione. Avrei dovuto investire molto di più sul commercio. Il commercio è la cosa più OP di questo gioco. Ormai. Oh, 12 monete. Ah, cosa devo. Devo questo onore. Cosa devo questo onore? Regole. Ok, ragazzi, direi che possiamo fermarci qui per ora. Vi ringrazio per aver guardato fin qui. Mi vedrete nella prossima puntata di Manor Lords. Non dimenticate che siete migliori. Vi auguro il meglio. La bella.